Ecco ragazzi, ho acquistato questo filtro molto interessante che è un purificatore d'aria da Dyson da poco tempo fa, neanche un anno penso, no? E volevo vedere insieme con voi come si fa la pulizia e se è efficiente o no. Il filtro l'ho usato in casa, adesso l'ho tirato fuori in garage perché ho intenzione di smontarlo e soffiarlo con un compressore. La cosa interessante è che questo filtro è un apparecchio wifi. Se voi vedete qua, ha un nome, ha un password di wifi e ha un MAC address. Quindi con questo qua ti colleghi, si collega a telefono e ti fa un grafico in tempo reale che rileva quanto pulita è l'aria che hai in casa. Ecco, vediamo se è fatto. Sarà un paio di mesi che non lo pulisco. Questo filtro posso dire che lo uso su un ambiente dove c'è anche una stufa a pellet. È semplice da aprire. Ha questo pulsante qua, uno di qua e uno di qua. Si premono nello stesso momento, e uno di qua. E si tira su coperchio, no? Vedete, semplicissimo. Questa è la parte di sopra. Praticamente è rimasto il motore e il filtro, no? Si cava su questo qua, che è un filtro, una carcassa in alluminio molto leggera, e filtro. Eccolo qua. Vedete, anche qua è scritto indirizzo wifi, password wifi, MAC address e tutte queste cose qua. La cosa che noi dobbiamo pulire è questo filtro. È questo filtro qua che si trova all'interno, no? Vedete, marca è Dyson. Si cava su, no? E si può già vedere che il filtro è sporco, no? È sporco, 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 no? Vediamo cosa c'è su questo filtro. Cosa può essere su una casa? Tanta polvere. Quei gatti lì che a volte li troviamo, come si dice qua in Vicentino, sotto letto. Vedete? È polvere molto molto fina, anche se si aspira, questa polvere non si pulisce quasi mai. Vediamo con il compressore cosa succede se soffiamo. Vedete com'è? Si vede che è molto molto sporco. Ok, questa è la pistola di compressore. Proviamo a vedere un attimo cosa succede se soffiamo contro di lui. Comunque vi confermo che quando si soffia con un compressore si vede una polverina molto molto fina che inizia a volare. Quindi questo filtro è veramente serio. È un filtro che riesce a tenere, riesce a filtrare l'aria in ambienti dove abitiamo, ma veramente quella polverina lì è talmente fina che secondo me anche neanche un aspirapolvere abbastanza serio non riesce a tenerla. Quindi secondo me, come ho visto io come utente di questo filtro, mi sa che è un apparecchio valido. Costa perché lo paga su 500 euro, se mi ricordo bene. Dopo provo a cercare questo link qua, l'ho preso tramite Amazon.
Però adesso non so, magari costa un po' meno. Ecco, io per quello che devo fare sono contento. Ha funzione automatica, praticamente ha un telecomando che posso settarlo su automatico, quindi lui si arrangia da solo per la velocità, per tipo di velocità, perché se l'aria è sporca, ovvio che la velocità deve un po' più deve essere più elevata. Se l'aria è pulita, inizia a calare la velocità. È una scala da 0 a 10. Un buon apparecchio. Io lo consiglio a chi vuole provarlo. È un bel apparecchio.